Il football club di Roberto Baronio passa non senza diverse difficoltà l'ostacolo Ostia Mare, battendo per 2-0 i lidensi che escono da Via del Baiardo con l'amore in bocca per aver sprecato qualche occasione di troppo nell'arco di 80 minuti dove forse avrebbero meritato qualcosa in più. Partono forte Biancomalva, infatti la prima conclusione della prova Calve rimandano da blocca sicuro. Il football si fa vedere due giri di lancette più tardi, ma scorta non c'entra il bersaglio, dopo la deviazione aerea sulla punizione di Capitano Impallomeni. Dalla parte opposta il numero 2 di Baronio deve invece chiudere su Proietti, che al 17° non riesce a correggere del cross di Paternoster. L'episodio che fa cambiare il corso del match arriva al 24°. Impallomeni punta l'area e finisce a terra nel contatto con Antonacci. Il direttore di gara fischia e indica il dischetto. Della battuta si incarica Bernardi, che spedisce la sfera sotto il 7 e mette gli orangi in avanti. La reazione dei lidensi però è veemente al 29°. Lo schema su calcio piazzato libera Sargolini, che stacca all'altezza del secondo palo ma trova il montante a respingere il suo colpo di testa. Per l'Ostia Mare la beffa del gol sbagliato, gol subito, si materializza in chiusura di tempo quando Micucci non trattiene il destro da fuori di Bernardi. Sul pallone si avventa Liburdi, che punisce l'errore del numero 1 lidense facendo raddoppiare il football club. Nella ripresa è Melucci a tentare di scuotere i suoi, ma senza centrare la porta con il destro da fuori al quarto. Dalla parte opposta gli Orange rispondono con il neontrato Chiti, sul quale deve volare Micucci per mettere in corner. L'Ostia Mare si rifà viva poco dopo la mezz'ora, con l'affondo di Spanò che offre un buon pallone a Ferrari, che arriva a rimorchio ma colpisce mai la sfera e la fa impennare sopra la traversa. Al 37° invece provvidenziale Micucci sul raso terra di Bernardi. La gara di fatto finisce poco dopo, quando Antonacci si fa prendere dal nervosismo, scacciando Signorino e prendendosi il rosso, che lascia l'Ostia Mare in 10 contro 11. Con l'uomo in meno i ragazzi di Patanella sono definitivamente costretti a capitolare. Passa il football club che vola in semifinale, dove mercoledì incrocerà la nuova Tortè Teste.